Ciao a tutti, io sono Elena e benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Oggi Easter Book Tag con la stessa piega e la stessa maglia dei video scorsi perché sto registrando un video dopo l'altro per non perdere tempo. Non voglio entrare in merito della vostra fede o non fede perché ognuno è libero di scegliere di credere o meno. Voglio solo consigliarvi dei libri. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Uovo di Pasqua, un libro che sembra una gemma nascosta, quindi che potrebbe avere del potenziale nascosto sotto sotto ce l'ha. E secondo me avevano spinto anche la luna di Ruta Sepetys, che racconta la vita di una ragazzina di 15 anni che viene deportata dalla Lituania in Serbia, siamo nel 1941, per lavori forzati, quindi ci fa conoscere un'altra faccia della medaglia del periodo storico del nazismo degli anni 40-45, e terribile. E tutto ciò che è successo in quel periodo storico a me fa venire i brividi, il fatto che noi stiamo rivivendo in un modo o nell'altro quella vicenda che è la guerra, quel fatto che è terribile, che è il conflitto. Mi vengono i brividi solo al pensiero che sono passati solamente 80 anni, quindi ieri praticamente è finita la seconda guerra mondiale e adesso ci troviamo a un mese e mezzo dalla guerra, insomma, in Ucraina. Mi viene la pelle d'oca solo a pensarci, cioè questi tipi di libri dovrebbero aiutarci un attimo a capire ciò che sono le conseguenze della guerra, di tutto ciò che la mente malata di Hitler ha fatto sulle persone innocenti, sui civili. E così Putin, io mi auguro che può finire presto questa agonia perché è terribile, cioè non potrei sopportare l'idea di vivere una terza guerra mondiale in giro di 100 anni e noi siamo qui che combattiamo ancora tra di noi, cioè in giro di 100 anni tre guerre mondiali. Mi faccio ridere, cioè, da sola, perché noi umani siamo così scemi in culo, veramente, io non ho parole. Ci facciamo danni a vicenda e non solo al mondo circostante con un altro discorso, vabbè. Ci facciamo danni anche a vicenda, cioè io mi faccio ridere da sola per questo. Poi, seconda domanda. Fioritura, un romanzo d'esordio che hai amato. Io rispondo con lei che divenne il sole. Ci troviamo nel 1345 in Cina, un villaggio viene distrutto dai mongoli, un papà e il suo bambino vengono uccisi e la bambina invece prende e scappa e si rifugia in un monastero. Prende l'identità del fratello a cui è destinato il successo, mentre a lei il nulla, e cerca di diventare prima di tutto monaco e di sopravvivere in questo monastero, ma che viene distrutto anch'esso dai monaci. Qui che inizia la sua vera disavventura o avventura, dipende dai punti di vista. E lei in questo momento cerca di perseguire due obiettivi principali. Il primo è quello di distruggere i mongoli, la dinastia dei mongoli appunto prettamente maschile, e poi di capire, e penso che lo abbia già un po' capito in questo primo libro, chi vuole essere lei davvero, e cerca di convincere anche le persone a cui vuole bene di seguire il proprio istinto e i propri bisogni e ciò che ognuno vuole essere, appunto, i propri sogni. Un libro che tratta di temi molto caldi, attuali, ma che secondo me non siamo ancora pronti ad affrontare nel modo migliore e più positivo possibile. Misoginia, transessualità e temi di questo genere. E scrittura molto cruda, forte, violenta, però allo stesso tempo fluida, personaggi che si possono solamente amare o odiare in certi casi. E comunque è un libro che vi consiglio molto. Terza domanda, Coniglietto di cioccolato, un libro così bello che non volevi finisse. Io rispondo con Una vita come tante di Anayana Ghiara, autrice statunitense con origine hawaiane. Questo è il suo secondo romanzo e racconta la storia di quattro amici che si conoscono al college e poi li vediamo crescere nella loro amicizia, nella loro non evoluzione personale, perché così come si comportavano a 20 anni, si comportano a 50, a 60. E questo è uno dei tasti un po' dolenti, negativi di questo libro. La mole enorme, lasciamo stare, però ci sta, perché tutto il male, la sofferenza che voi potete pensare in questo libro c'è, quindi voglio dire. Sono state 1100 pagine di sofferenza, di dolore, di tristezza, di pianti, quanti pianti mi sono fatta leggendo Una vita come tante. In particolare questa è la storia di Jude, che ha sofferto molto in tutta la sua vita e
quindi ho sofferto quasi per lui, è talmente immersivo questo libro, è molto molto visivo e che mi ha fatto veramente scoppiare, cioè arrivata alla fine che io tipo stavo piangendo come una scema, ma durante tutte le 100 e passa, anzi 1000 e passa, adesso sto dicendo 1000 e passa pagine, qua mi sto pure ingrippare a ripensare a tutta la sofferenza che ho provato leggendo questo libro. A un certo punto volevo che finisse tutto questo dolore del protagonista, e dall'altro lato quando ho finito l'ultima di leggere l'ultima pagina non volevo che fosse l'ultima, perché è un libro molto molto emozionante, molto bello, tristissimo, però devastante, molto bello. Poi, quarta domanda, non capisco come tradurre queste parole, tipo quanto è economico, o accidenti che economia, non lo so come tradurla. Comunque chiede, il libro più economico che hai acquistato? Io rispondo con un libro in rappresentanza di altri, Il segreto del mercante di zaffiri di Dana Jefferies, che ho pagato 3,90 euro, in rappresentanza sia dei altri libri di Dana Jefferies sia di tutti gli altri libri economici della Newton Compton. Poi, quinta domanda, Jelly Bean, un libro che pensavi fosse dolce. Allora, in realtà questa è un po' una domanda a cui non ho saputo bene rispondere, quindi adesso vi spiego un attimo perché ho scelto proprio questo libro, e si tratta di Fidanzati dell'inverno. Allora, io inizialmente pensavo, leggendo la trama, che fosse dolce, no? Romantico, questa storia tra Ofelia e Thorne, bello, super, fighissimo, quando poi nel corso della storia questi due quasi si scontrano, c'è cioè un po' un conflitto, un po' che non si sopportano, no? Però poi in realtà è come pensavo io, quindi ok, quindi va bene. E poi, stessa domanda, Cesto di Pasqua, un libro pieno di sorprese. Allora, di questo libro voglio un attimo fare un approfondimento perché io ho tipo shock because. Si tratta della Collina dei Conigli di Richard Adams. Allora, questo libro racconta di alcuni conigli che sono convinti, si sono fatti convincere anzi da uno di loro che devono scappare da dove abitano perché sta arrivando una catastrofe, un disastro, e quindi loro prendono vanno e tutte peripezie, avventure di qua, di là, questo non va bene, quell'altro no, e così, colà, incontri altri conigli che si, insomma, un po' si scontrano, cose così, colà, quindi tutte disavventure per cercare un nuovo posto dove vivere. Ma voi non potete capire, cioè io pensavo fosse un libro per bambini e invece è tutt'altro, cioè forse non, voi, non capite, cioè forse non, voi non avete idea di cos'è questo libro, cioè sangue, botte, via, ole ole olà, cioè ve lo giuro, ci sono rimasta. Che poi io non so se voi avete visto entrambi i cartoni, perché ce ne sono stati due, uno molto vecchio e uno molto più recente. Io tipo, come ho visto quelle scene, cioè non bastava che io me le immaginassi leggendo questo libro, no, ho dovuto vedere i cartoni. Va bene, comunque, shock, non fate leggere mai La Collina dei Conigli, sì, La Collina dei Conigli ai vostri bambini. Poi, settima domanda, conigli, appunto. Un libro che vorresti si moltiplicasse, cioè che avesse dei sequel. Allora io rispondo con I segreti di Askeloth, questo è il primo volume, L'isola dei voluti. C'è già un secondo volume, L'abisso, che è il doppio di questo. Io sto aspettando il terzo con molta ansia. Questo è un fantasy italiano, perché l'autore è Filippo Baccani, e io mi sono innamorata di questa storia. E certo, non è un capolavoro, lo ammetto, e mi piace molto annusare questo libro perché è un onore ancora molto buono. Bellissimo, buono. È la storia di Daniele, che scopre di essere un evoluto, così come lo era anche suo padre, e una razza che ha dei superpoteri, chi più, chi meno, insomma, a modo diverso, dovuti dall'inquinamento. È quindi un libro fantasy. Mi piacerebbe che voi diate un'opportunità a Federico Paccani a questo libro, dovrebbero essere tre, ne sono solamente due pubblicati, e devo avere il terzo subito nell'immediato perché shock, cioè alla fine del secondo succede una cosa che io tipo, what the fuck, devo scoprire il seguito subito ora. E quindi sì, mi auguro davvero che si moltiplichi, che abbia questo maledetto ultimo libro, quindi questo sì, quel terzo. Comunque poi, ultima domanda,
Hunt, che significa caccia, cacciatori, insomma così. Il libro su cui è stato difficile approcciarsi, penso sia il modo corretto per tradurre l'ultima domanda, e per me è stato Moby Dick di Herman Melville, che è il suo capolavoro, è un libro classico che io non pensavo di poter amare così tanto, infatti ci ho messo un pochino ad iniziare e soprattutto a convincermi che mi potesse piacere, quindi grazie Marika per avermi fatto scoprire Moby Dick, è un libro meraviglioso, l'ho amato dall'inizio alla fine e adoro, amo, quindi leggete Moby Dick. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video e mi raccomando seguitemi sui social e noi ci vediamo alla prossima, ciao!